di questa riforma. Se vogliamo definirlo così, è l'accentrare tutto il potere a Roma e toglierlo di fatto alle regioni, perché vero è che teoricamente la sanità rimane in capo alle regioni, però lo Stato in qualunque momento può intervenire sulle regioni per una questione nazionale, può andare a intervenire, per cui quelli che verranno più colpite sicuramente sono le regioni a tuttora virtuose, sono loro quelle che rischiano di più. Poi un Senato, se serve, si fa votare i cittadini, altrimenti si toglie. Non facciamo un altro ente di secondo grado che non è la rappresentatività poi reale molte volte del voto dei cittadini in quei territori. Per cui, se devo dire, questo è l'orrore, come dico io, ho cercato di immaginare, visto che la sua posizione è nota, quindi non ho svelato Questa qua è il problema. E poi quello di velocizzare le leggi, bisogna dire che questo governo ci ha insegnato che quando qualcosa lo vuol portare avanti, come la riforma Fornero, l'hanno portato avanti in pochissimi giorni, è stata una questione velocissima, e oggi i tempi comunque degli iter mi sembra siano sui 50 giorni. Diciamo che il vero problema è che ci sono leggi che rimangono chiuse nei cassetti, ma quello è un problema politico che si risolve in altro modo.